Il governo disconosce l'emendamento Lanzillotta al decreto mille proroghe e ottiene la pace sociale con i tassisti, che ieri hanno messo sotto scacco Roma insieme con gli ambulanti. Infatti il servizio oggi è ripartito in tutta Italia. La norma in sostanza bocciava il vincolo di territorialità per il trasporto via taxi, dando il via libera in pratica alla multinazionale americana Uber e alle cooperative dei noleggiatori, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. Di fronte al pericolo di bloccare il paese a macchia di leopardo, il ministro dei trasporti Graziano Del Rio si è impegnato a nome del governo a superare l'emendamento Lanzillotta in un mese, attraverso un decreto legge che lo cancelli e riorganizzi il settore combattendo anche l'abusivismo. È previsto un lavoro che inizia domani, che si concluderà entro un mese di tempo, quindi entro la fine di marzo, nel quale al tavolo siederanno sia rappresentanti dei taxi sia rappresentanti dell'NCC per lavorare sia a un decreto interministeriale di lotta all'abusivismo sia a un decreto legislativo di riordino complessivo della materia. La trattativa è durata a lungo, oltre ogni previsione, perché inizialmente i tassisti chiedevano la cancellazione dell'emendamento direttamente nel decreto mille proroghe, ma secondo il governo non c'erano i tempi tecnici per poterlo fare. Intanto sulle violenze di ieri le forze dell'ordine hanno accertato che molte sono state causate da ambulanti e infiltrati di gruppi estremisti di destra.